missione pastorale data la situazione sociale, economica, culturale, ha sito molto sencilla, presentando lo principale, lo fondamentale per una vita umana, una vita sociale, cristiana. La gente sento è molto sencilla e gente occupata principalmente, potremmo dire al 100% delle donne, gente sencilla, e también annuncio della parola di Dio in una maniera sencilla, e annunciando lo che è fondamentale e principale nella vita. Entonces, esto, preparando i bautismi, preparando matrimonio, prima comunione, confirmazione, e così incamminando la gente a conoscere un pochito más lo principale, lo fondamentale, visitando una vez al mes los distritos, alternando nuestra presencia, participando patronal, alla quale la gente è molto affezionata. Entonces, unendonos a los festejos que ellos realizaban y nosotros con la mesa, el anuncio de la palabra de Dios, la predicación, la procesión, prácticamente siento la gente sencilla y nuestro comportamiento umano, social, ha sido siempre de grande respeto de la cultura y también de las creencias del pueblo, un grande respeto, presentándonos en una manera sencilla, dialogante, adattandonos alla vita della gente, sia nella comida, nei pueblos, sia nel descanso, nelle famiglie, presentandonos sencillos, e la gente ha valorizzato e apprezzato questo comportamento, diciamo, di servizio, di un comportamento diciamo esterno, unito diciamo al comportamento di ellos, perché la gente non si dà, sia non la gente pensava che nosotros lo trattavamo come uno di ellos, non con autorità, con sentito superiore, comportamento diciamo differente, uniformandonos, e la gente ha apprezzato la costumbre, riferente alla costumbre, non diceva Padre Domingo, corre descanso in pace, diceva alla gente di conservare, di mantenere
la buena costumbre, mientras debemos renunciar o cambiar la mala costumbre, perché la gente è muy pegata, diciamo, alla costumbre, alla mentalità. Però in questi anni ha avuto un grande miglioramento, come per esempio antes se viajava con los caballos, non teníamos carreteras, e la gente apprezzava también il nostro sacrificio, meravigliandosi también che nosotros, veniendo di una cultura completamente diversa, nosotros buscábamos e comportarnos secondo la loro costumbre, la loro cultura. E in questo tempo la vita sociale e economica ha migliorato molto. La gente ora partecipa alle riunioni e toma las palabras, tiene interés. Entonces una experiencia que en conclusión una experiencia diciamo positiva sea para nosotros, y una experiencia positiva también para la gente. Ellos se consideran come se fuera nuestros hermanos, y nosotros lo consideramos con el respeto como si fueran nuestros hermanos. Entonces tenemos grande armonía con todas las familias, con todas las comunidades, con cada persona. Teníamos siempre grande armonía y grande respeto.